Carissimi amici, siamo qui a Carignano, la parrocchia di Carignano ospita un amico di Capoverde, mi permetto di dire, Monsignor Pier Giorgio Michiardi. Ecco, perché un amico di Capoverde? Perché da tanti anni conosco Padre Ottavio. E Padre Ottavio è un piemontese di Racconigi, ma si può dire che è più ancora un capoverdiano anche lui. E poi sono amico di Capoverde perché mia zia buonanima, la professoressa Pierluisa, tramite Don Padre Ottavio ha sempre tenuto contatto con le missioni di Capoverde e quando è mancata ha lasciato anche un ricordo particolare di se stessa, soprattutto in riferimento alla scuola, perché lei è stata tanti anni insegnante e poi preside di scuola media. Ecco, quindi una scuola, aggiungo, grazie alla zia di Monsignor Michiardi si è potuto realizzare un bel sogno, cioè fare della formazione una scuola di formazione di viticoltura e di enologia. Ecco, qual è il significato secondo lei di questa, del fare formazione nel cuore, ecco, dell'Africa? Ma intanto la zia è stata insegnante, poi preside per tanti anni, quindi aveva ben presente l'importanza della cultura e, avendo contatti con Capoverde, ha pensato che fosse molto importante aiutare quei popoli che hanno una ricchezza interiore notevolissima a specificare, a tirar fuori attraverso la scuola tutte le potenzialità che loro hanno, e quindi lei ha voluto proprio pensare ad una scuola, ad un centro di formazione culturale. E oggi con gioia abbiamo condiviso con Monsignor Michiardi il fatto che questa scuola ha preso le ali, non è più un sogno, ma è una realtà e ha proprio già formato dei giovani. Ecco, una realtà che ci fa riflettere anche sul senso della presenza nostra lì. Si parlava della presenza dei Cappuccini a Capoverde, del concetto di missione. Ecco, eccellenza, ma la vera missione oggi dov'è? Intanto, come dice il Papa, la missione è dappertutto, con modalità diverse. In Europa poi direi deve avere una modalità tutta speciale, tenendo conto che molti europei, nella maggior parte, sono cristiani, ma sono cristiani che hanno dimenticato il Vangelo, quindi una missione speciale, quella che deve essere vissuta in Europa. Però la missione, come dice il Papa, è dappertutto, no? Noi siamo, in quanto battezzati, discepoli missionari, è un suo ritornello che ritorna parecchio. Forse più missione qui? Sì, direi missione dappertutto, ma qui forse è un po' più difficile la missione, direi così, perché siamo un popolo un po' scristianizzato. Non voglio essere negativo, tendo sempre ad avere uno sguardo positivo, però la realtà è questa, dobbiamo rendercene conto per poter agire di conseguenza. Senta, ancora una domanda. In un mondo in cui si parla di pandemia, si parla di guerra, si parla di crisi economica, ecco, quanto è importante parlare di un sogno realizzato, di un progetto che dà una speranza ai giovani di trovare lavoro, di restare nel proprio paese, come la scuola enologica? Quando di notte guardiamo il cielo stellato, vediamo tantissime stelle, ecco, questo progetto possiamo configurarlo come una stella, magari non è notata, anzi senz'altro non è notata da noi se non abbiamo il telescopio, però è pur sempre una stella in mezzo al firmamento e quindi un puntino luminoso che ha un suo valore e da cui promana certamente luce.
E allora, in conclusione, che augurio vuole fare a questi giovani, a questa esperienza, ai missionari cappuccini che seguono, molti giovani missionari cappuccini capoverdiani insieme a Padre Ottavio che seguono questo progetto? L'augurio di Monsignor Michiari. L'augurio è che questa realizzazione possa veramente compiersi, portare frutti, in modo che tanti giovani di Capo Verde, rimanendo là, possano non solo realizzare meglio se stessi, ma aiutare anche tanti altri loro amici a realizzarsi attraverso i frutti di questa scuola. Di questa scuola, perché mi pare che sia che la missione voglia dire soprattutto questo, no? Aiutare le persone umanamente, cristianamente, a vivere nel luogo dove sono il meglio possibile, irradiando luce e gioia. E così facendo noi crediamo che si porta beneficio anche a tutta l'umanità. Grazie per questo augurio a Monsignor Piergiorgio Michiardi, e come concludiamo sempre, andiamo avanti con fiducia, Amses Cielo.